e un Chieti totalmente rinnovato, quello che dal 4 settembre prenderà parte al campionato di Serie D Girone F. L'arrivo dell'imprenditore torinese Ettore Serra, che ha un accordo per rilevare la maggioranza delle quote, è coinciso con una vera e propria rifondazione nero-verde. Nuovo l'allenatore, l'esperto Corrado Cotta, 58 anni, nuovi tutti i giocatori. Il Chieti si è presentato alla tifoseria nel cuore della città e l'allenatore è parso entusiasta. È un'atmosfera diversa, una situazione decisamente diversa, specialmente per queste categorie, per il campionato nazionale dilettanti. Questo, l'atmosfera di oggi, l'atmosfera di stasera, ha qualcosa di più della categoria, l'attaccamento dei tifosi alla città, alla squadra che si respira girando per Chieti è un po' diverso. Infatti anticipo un po' magari una sua domanda, io l'unica cosa che posso dire è che lavoreremo chiaramente con la società e con i ragazzi per dare un'identità ben precisa e l'appartenenza a quello che stiamo facendo, tanto siamo tutti professionisti, dobbiamo essere bravi a capire dove stiamo lavorando, ecco l'unica cosa. E poi ne approfitto per salutare e ringraziare i ragazzi, perché, ma non per la partita di oggi, perché stanno lavorando dal 1 agosto tutti molto seriamente, in modo professionale, e questo secondo me è già un bel successo, è un motivo d'orgoglio di tutti noi, e sappiamo benissimo che abbiamo una grande responsabilità calcistica di fronte a questa gente. Grazie. Dunque nuovo allenatore, nuova dirigenza, nuovi anche tutti i giocatori. Il presidente Serra ha ammesso che la squadra non è ancora al completo, lo sarà nei prossimi giorni, e poi ha espresso un concetto ben preciso. Il mister vuole fare bene, vuole fare bella figura, però qualche regalino deve ancora farlo. Come ho già dichiarato, la squadra non è ancora completa. Stiamo cercando, come voi sapete, sicuramente degli attaccanti, perché sono la parte più carente in questo momento. Ma in generale la programmazione ha bisogno di tempo. Sicuramente riteniamo che dalla prossima partita, cioè la prima di campionato, avremo anche qualche elemento in più che ci potrà dare sicuramente una mano per completare quello che è il gioco che il mister richiede, che necessita di giocatori particolari. Di conseguenza non è prendere un giocatore perché è il bomber, perché nel girone ha fatto 25 gol, perché se ha fatto 25 gol il bomber l'ha fatto perché qualcuno gli ha dato la palla, non è andato a prendersela dal portiere e è andato a fare gol. Quindi bisogna rispettare tutti i ruoli della squadra e non andare a cercare e a ricercare sempre il bomber, perché il bomber lavora e vive grazie agli altri, e tutta la squadra bisogna dargli merito.